Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Avella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Telenostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. La comunità di Avellino stamane si è ritrovata tra le braccia di Sant'Anna, gremita la piccola chiesa di Via Rifugio. Dopo la benedizione delle partorienti, i fedeli si sono riversati a Piazza del Popolo per la celebrazione della messa. Dalla devozione per Sant'Anna e il recupero del senso di accoglienza, dell'unione della famiglia, ha sottolineato Don Antonio Dente dall'altare. Sicuramente, perché comunque come la madre di Maria, della Madonna, ha questo elemento di richiamo forte, ma i santi diventano sia Gioacchino ed Anna, perché oggi anche San Gioacchino però è un po' in ombra rispetto alla tradizione di Sant'Anna, è un modo per ricordarci anche dell'importanza che hanno avuto i nostri antenati nella vita delle nostre famiglie, perché in fondo se abbiamo Maria, donna che è stata capace di accogliere un messaggio anche così difficile da portare avanti, la madre di Dio, vuol dire che hanno avuto una funzione grandissima nella formazione umana e religiosa di quella donna, e quindi il richiamo che bisogna fare è proprio a un recupero di questi nostri antenati che hanno lasciato sicuramente nel nostro cuore, nella nostra vita, quei valori umani e cristiani su cui si è fondata la società, oggi un po' in ribasso per tante situazioni. Un riferimento anche per i più giovani a essere comunque un collante per quanto riguarda la famiglia, certo. E alla mamma e al papà di essere riferimenti. Sicuramente, se si recupera di nuovo questo grembo generativo della famiglia, non solo a livello naturale, di vita umana, ma proprio a livello di cultura, di spiritualità, io penso che qualcosa in più troveranno i nostri ragazzi, i nostri giovani all'interno di queste realtà umane che restano fondamentali, sono cellule importanti della società civile ma anche della società religiosa.